Il Giubileo della Misericordia passa anche per il Bassanese. L'8 dicembre Papa Francesco ha aperto a Roma la Porta Santa, che ha dato il via ufficiale a un percorso straordinario verso la salvezza attraverso l'indulgenza. E anche al santuario di Scaldaferro, intitolato La Vergine Salus Infirmorum, affidata ai padri marianisti, legato da sempre al suggestivo presepe che richiama moltissimi pellegrini, si respira l'atmosfera giubilare, perché l'edificio sacro è uno dei 4 della diocesi di Vicenza dove si apriranno le porte della misericordia. Noi inizieremo domenica prossima, 13 dicembre alle ore 15, verrà il delegato del Vescovo, il signor Agostino Zenere, e insieme con altri sacerdoti parroci del vicariato e con tutto il popolo di Dio inizieremo la celebrazione solenne all'interno stesso del santuario. Sarà un momento di grande emozione, di grande spiritualità, diversamente da quanto accade a San Pietro attraverso la porta di Scaldaferro, spiega Don Dino Battiston, parroco del santuario. Non significherà l'ottenimento dell'indulgenza, ma sarà un'occasione per sentirsi parte di un cammino di fede, di speranza e di pentimento. E si è scelto da parte del responsabile diocesano di non fare questo gesto perché è una porta che è sempre aperta. Allora avrebbe significato se fosse una porta che si apre solo in queste circostanze, come a San Pietro o in altri posti. Allora si è preferito partire dalle promesse battesimali e poi celebrare alla fine un rito precisamente relativo alla confessione, dato che è il sacramento più sottolineato in questo anno giubilare del perdono e della misericordia, e si farà appunto all'interno del santuario stesso con tutto il popolo e i sacerdoti presenti.